Benvenuti a un nuovo appuntamento che condividiamo con fratello Francesco Zambotti, sacerdote, bentrovato. Bentrovati a tutti voi. Oggi per l'occasione siamo in montagna, sulle sue montagne, sulle montagne di padre Francesco, perché siamo in Val di Peio. Qui siamo proprio alle origini, possiamo dire. Certo, certo, siamo qui nel posto più amato da me perché le mie origini sono queste. Siamo in Trentino e come sempre cercheremo di andare alla ricerca di messaggi, di consigli, di parole che possano essere d'aiuto a chiunque per affrontare piccole, grandi problematiche, scogli che si possono presentare nella vita di tutti i giorni. Come spesso accade, anche questa è una consuetudine, ci aiutiamo con degli scritti da cui traiamo spunto anche, oltre che a quelle che possono essere le vicende quotidiane, i fatti del giorno, l'attualità. Certo. E oggi abbiamo scelto di leggere quelle che sono le poesie, le preghiere di padre Francesco messe nero su bianco, sono diventate anche dei libri. Uno di questi si intitola Soffio di luce e noi, con il suo permesso, oggi ne leggeremo una e da qui proprio prenderemo spunto per andare a fare questa ricerca. Certo. Una ricerca continua. Certo. Allora ne leggiamo una. Fulgida luce nelle pareti dell'anima, dove lo spirito sta, attonito, incapace d'assorbirla. Luce di speranza, inconsueta, forza che scioglie le catene. Sì, queste sono piccolissime esperienze che vivo dentro di me e quindi le parole sono adeguate fino a un certo punto, perché poi la parola io mi accorgo, scrivo, ma poi ciò che è espresso non riesce a darmi l'adeguatezza a ciò che ho vissuto, quindi le parole mi tradiscono un po'. Però ce n'è una che ricorre spesso, che è speranza. Sempre quella, la speranza, sì, è uno dei leitmotiv della mia vita. Speranza e misericordia è quello che tento di donare dal momento in cui sono stato ordinato sacerdote, e proprio quest'anno, appena passato di qualche giorno, sono 12 anni che sono sacerdote. Quindi, ricordiamo che è una formazione camilliana e sì, poi appunto c'è l'anniversario. Certo, certo, l'anniversario lo festeggio ogni anno dentro di me, perché ormai la mia età potrebbe tradirmi da un momento all'altro. Il più in là possibile. Però, con gioia, ecco. Sempre. E allora c'è questa fulgida luce, basterebbe dire luce, ma la fulgida luce è qualche cosa di incomparabile, qualche cosa, è un rafforzativo, perché di per sé non ha senso questo. Quindi nelle pareti dell'anima, e allora vuol dire che questa luce ha, riflette l'anima, nell'anima, queste, le pareti, quindi vuol dire che c'è una stanza, è un po' il richiamo che spesso io faccio della stanza della mia preghiera, perché per me è molto, molto importante, mi colloco spiritualmente, non tanto fisicamente, sì qualche volta, ma quelli sono i momenti, gli spazi dove io riesco a togliermi da tutte le cose che in qualche modo si distingue tra il fare e l'essere. Quindi quella stanza della preghiera, le pareti dell'anima, dove lo spirito sta attonito e incapace d'assorbire questa luce. Nonostante che nella preghiera, nella dimensione del contatto, della comunione con Dio, mi sento che rimango attonito, diciamo così, un po' anche stordito in qualche senso così, però non riesco ad assorbire questa luce fulgida, almeno questa è la mia percezione, e che vorrei proprio che invece il riuscire a stabilire un contatto così forte che diventi
fulgida luce, ma forse la fulgida luce è Dio stesso, e quindi frenato dal corpo, dal linguaggio, dal pensiero, è veramente difficile riuscire adeguatamente ad accogliere questa dimensione, per cui a volte sono felice ma c'ho anche un velo di tristezza per non essere stato capace di accogliere questa luce nelle pareti dell'anima. Per tanti credo sia difficile farlo. Sì, chi si pone in questo aspetto di adorazione, questo aspetto di contemplazione, tanti, io penso, non sono solo io, ma tante persone, io credo che si pongono in questa dimensione qui e soffrono per non poter essere al di là di quel che è la dimensione del corpo e delle parole. Quello sarà quando sarà, se Dio vuole. Ma c'è ancora qui nella mia scrittura luce di speranza, che, come spiegavo ultimamente in altra situazione, la speranza non è un concetto ma è una persona, e quindi è un qualcosa che vive dentro di me e che si cerca sempre di dare questa dimensione straordinaria di una presenza, quindi è una persona che vive questa speranza, che ha questa dimensione, quindi il concetto del valore teologale della speranza, che quasi quasi rimane come concetto sulla catechesi oppure anche nel Vangelo, per me sta diventando una persona unica, una persona che gestisce il mio tempo, che mi aiuta a spalmare sulla vita degli altri questa dimensione. Quindi la speranza non è la speranza comune materiale, ma è un qualche cosa che trascende a questa realtà. Quindi la speranza è una certezza. Non è più uno sperare, ma è già una certezza che però va congiunta alla dimensione dell'uomo. Luce di speranza inconsueta, perché la si vive lì in quel momento, poi d'un tratto devi passare al fare le cose, e quindi queste interrompono questa cosa, quindi diventa però una forza che scioglie le catene. Questo è un concetto. Io queste preghiere non le faccio, ma sono una dimensione straordinaria dello spirito, il quale mi fa sentire in questa dimensione appunto di speranza e di luce. Un messaggio che lasciamo naturalmente a tutti coloro che ci stanno ascoltando in questo momento, di luce e di speranza. Sì, dobbiamo passare dal concetto di speranza come una cosa amorfa, come un timbro, come un qualche cosa che già deve entrare nella nostra vita, ma poi dobbiamo lavorare nella preghiera per riuscire a far sì che questa speranza si tramuti in certezza nella nostra vita. Grazie, ringraziamo naturalmente fratello Francesco Zambotti, sacerdote. Un grande grazie a tutti voi per averci seguito e arrivederci.